Ciao Laura, allora raccontaci qualcosa di te, nome e cognome, l'abbiamo già detto, cosa fai nella vita? Buonasera, allora mi chiamo Laura Farinella, ho 44 anni, sono nata, residente e vivo a Milano, ho tre figli, sono la compagna del consigliere di zona 2, sono fisioterapista e lavoro presso un ospedale pubblico di Milano. Ok, allora parlaci un po' del tuo concetto di attivista, cioè come vedi, come descriveresti l'attivismo, per esempio, come lo interpreti tu? E posso dirvi che cosa è stato per me essere attivista. Sostanzialmente con le amministrative del 2011 siamo entrati in consiglio comunale e nel consiglio di zona. In particolare io appunto ho iniziato a fare attività di sostegno insieme al gruppo della zona 2 al lavoro del consigliere di zona. E questo cosa ha comportato? Ha comportato che imparassi ad utilizzare tutti i mezzi a mia disposizione, a nostra disposizione che la rete ci offre per portare fuori le notizie dal consiglio di zona. Quindi leggere tutte le documentazioni relative, i PI, le delibere, le convenzioni, preparare dei video, caricarli sul blog di cui mi occupo personalmente. E far arrivare con tutti i canali della rete le notizie ai cittadini. Questo in uscita. In entrata, dopo aver partecipato alle riunioni del nostro gruppo del lunedì, portare dentro le decisioni del gruppo, quindi preparare delle mozioni e degli atti da presentare in consiglio per portare le decisioni che il gruppo aveva preso, insomma. Passiamo alle domande. Allora, a seguito delle votazioni online, supponiamo non risulti tra i 26 candidati. Come pensi di continuare a supportare il movimento? Con che attività, eccetera? Continuerei come adesso, però in più avrei la possibilità di fare rete anche con i consiglieri in regione e quindi approfondire maggiormente e avere delle notizie ulteriori rispetto a tutti gli argomenti di cui ci occupiamo sul territorio. Sarebbe una gran cosa. Ok, un'altra domanda. Allora, adesso supponiamo che tu sia nella lista dei 26 candidati. Per essere eletta servono le preferenze. Come pensi di condurre la campagna elettorale? Come penso di condurre la campagna elettorale? Penso, beh, intanto ci stiamo facendo conoscere, ci faremo conoscere e poi attraverso la rete faremo circolare tutto quello che sarà necessario, il materiale necessario per farci conoscere il più possibile e non so in quale altro modo. Daremo il più possibile con tutti i mezzi a nostra disposizione notizie ai cittadini per far sapere che cosa facciamo e cosa siamo in grado di fare. Va bene, ultima domanda, ti sei offerta anche per la presidenza regionale? Mi sono offerta anche per la presidenza. Grazie. Grande! Grazie. Grazie Laura.